Forcella ricorda Annalisa Durante, 15 anni fa vittima innocente di camorra, un sacrificio da cui è nato un forte associazionismo sul territorio nel suo nome. Danno erariale per 850.000 euro contestato a due dirigenti e un funzionario del comune di Salerno per 3 edizioni di Luci d'Artista. Scarcerato uno dei presunti colpevoli, oggi riesame per decidere sul ricorso di un altro accusato dello stupro nella stazione della Circumvesuviana. Si avvia a soluzione l'emergenza rifiuti a Torre del Greco, ma preoccupa il fermo del termovalorizzatore di Acerra. Il governatore De Luca lancia l'allarme. Insigne e Ruiz recuperano e si preparano alla sfida dell'Olimpico. In Serie B, fibrillazioni a Salerno e Benevento. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Aveva solo 14 anni quando il 27 marzo del 2004 fu uccisa a Forcella, vittima innocente di camorra.